Ehi, ciao ragazzi! Allora, questa sera altro tutorial veloce. Un pezzo storico per quanto riguarda il progressive italiano. Quindi parliamo di quelli che sono i massimi rappresentanti del progressive italiano, che è appunto la premiata Forneria Marconi. Abbiamo già fatto altri tutorial, che era il riff di Celebration e anche la parte di Impressioni di Settembre. Vi ricordate? Vi trovate già quei video lì. Questa sera voglio farvi vedere una chicca. Fare tutto il pezzo è un po' difficile, no? Diciamo che è un tutorial che serve a stimolarvi la curiosità di andare a vedere come si fa quel brano lì. Stiamo parlando della Luna Nuova, The Force of the Ground, che è uno dei pezzi forse più difficili della premiata. Veramente io lo faccio con la mia band, credetemi, non è facile, per niente facile, però per quelli che amano questo genere qua, questa sera voglio farvi questo piccolo tutorial per farvi sentire e farvi vedere come si fa la parte principale della Luna Nuova, della PFM, che è la melodia che compone principalmente tutto il brano. È difficile spiegarlo tutto, anche perché nel mezzo del brano c'è una parte di Moog che viene fatta insieme col violino, che credetemi è un groviglio di note che io mi domando sempre: Flavio Premoli, quando l'ha scritta, cosa cacchio si è fumato la sera prima? Non l'ho mai capito, perché fare queste cose qua devi veramente fumarti l'inverosimile, però lui ci riusciva e faceva queste cose qua. Quindi la parte centrale della Luna Nuova, scordatevelo, perché non scordatevelo, è difficilissimo, credetemi, è una cosa pazzesca. Però per chi piace il progressivo, chi piace questo genere, vi faccio vedere quello che è il canto principale della Luna Nuova, che magari poi vi divertirete a farlo con la tastiera, se vi piace questo genere. Andiamo a vederlo, dai. Ok, eccoci qua, è in do, eh. Allora, il pezzo, vediamo un po' se riusciamo a farvi inquadrare bene, da potervelo fare vedere bene, 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 bene. Ok, allora, ecco, c'era il filo lì che incastrava tutto. Allora, il pezzo in do, allora, nel disco voi sentite che c'è questa scivolata perché viene fatto col Moog, no? Il pezzo è wow, 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 wow. E con il mini Moog, essendo un monofonico, se tu hai schiacciato il do e fai andare il sol, la nota scivola, quindi occorrerebbe avere qui il mini Moog, che però nella sala prova insieme ai miei scalmanati sciamannati dal mio gruppo, e quindi ve lo devo far vedere col pianoforte. Col pianoforte mi limito proprio a battere le note che devono essere, quindi il pezzo è in 5 ottavi, tap 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 tap, e quindi è, e ci sono delle battute dove invece è in 7 ottavi. Comunque il pezzo è proprio fatto così. Allora, c'è la parte in mezzo, allora ripeto questa parte qui in mezzo, Team.
fatto una cicatina alla fine, eh. Comunque il pezzo è questo qua, principalmente, come avete visto, lentamente, avete visto, dai, è divertente, dai, fatevelo, imparatelo, esercitatevi, fatela lentamente le prime volte e poi dopo, se riuscite a prendere velocità e tecnica a farla, andate avanti, magari riuscite anche a capire, a fare anche il resto del brano, magari più in avanti andrò a fare altre parti di questo brano qui. Ripeto, la parte centrale è veramente difficile, quindi per il momento limitiamoci ad aver ad essere riusciti a fare, se riuscite a fare, questa parte iniziale qua. Va bene, dai, ci vediamo al prossimo tutorial, ragazzi. Ciao ciao, buona serata.